E don't you worry nemmeno voi da casa che ci state ascoltando. Assolutamente sì. Eh no, che non dovete preoccupare, perché Radio R9 è sempre con voi, sempre anche facce da radio. Voi, assolutamente, non vi lasciamo mai. Mai, mai, mai. Sono le 18.14 e iniziamo la seconda parte della nostra puntata qui con Lorenzo e Leonardo. Buonasera, sono Benedetta Paroli e benvenuti alla nostra radio. Mamma mia, ti sei tagliato i capelli e hai assunto un atteggiamento, come posso dire, non mi viene un termine, una sembianza, ecco. Ho avuto 15 minuti di tempo per presentare la mia cucina, invece in questo caso dobbiamo presentarvi la nostra radio. E quindi ci siamo preoccupati anche di voi e abbiamo cacciato la nostra rubrica. Come rimediare i vostri tatuaggi? Beh, come rimediare? Innanzitutto, se farli o no, ma come rimediare? Attenzione, non tatuatevi. Cioè, da premettere, premettiamo il fatto che comunque sia Giacinto, fate molta attenzione a non tatuarvi addosso nomi di ex e quant'altro, perché poi li lascerete, mi dispiace per voi, no? E sono beep vostri. Infatti, c'era una testimonianza in cui si vocifera in giro che, come diceva Lorenzo, Johnny Depp ha fatto una cavolata del genere qualche anno fa. Una delle tante. Sì, che qua ai tempi, quando era fidanzato con Winona Ryder, si era tatuato la scritta Winona Forever. Sì. Salvo poi cambiarla con Wino Forever, quindi ha modificato il tatuaggio. Quindi why, come fosse vino per sempre. Beh, io direi che un applauso a Johnny Depp va fatto. Assolutamente. Perché sì. Insomma, si è rivenduto la sua Winona per noi. Ironico. Per ragazzi, noi del vino. Il giorno che mi sono fatto il tatuaggio ero ubriaco fradicio. Sicuramente, ma ne ho le certezze. Guarda, se lo vedessi direi sì, è Johnny Depp che è ubriaco lercio. Comunque, arrivano saluti al 366 70 52 110 ed è a salutare amici. Miki, ciao, buonasera Miki, ciao, ciao. Ciao, buonasera. Lui pretende un'ospitata qui, anzi la richiede. Ma noi assolutamente sì, lo accontenteremo presto. Il mio braccio destro deve stare assolutamente accanto a me. Ma cosa ci dice Miki a proposito? Beh, ci dice che vuole prenotarsi per la puntata dedicata agli ex. Aia. Beh, usciamo un po' fuori dai trend, però vabbè. Proprio penso che potremmo creare una mega rissa in via Vasubio. meglio di no. Torniamo comunque al referendum e ci scriveva Giorgio. Ci scriveva Giorgio di Casteldilame e dice: importante che abbiano un senso. Beh, è vero, mi trovo d'accordo, Lorenzo. Sì, altrimenti finisci come Johnny Depp. Esatto, no, abbiano un senso. Che è importante che abbiano un senso, una cosa che tu sai che è per sempre. È vero. Assolutamente sì. È del diverso avviso Fabio di Roma, che ci sta ascoltando in streaming, e lo salutiamo, che dice: fate voi, io ne ho 8. Aia. Beh, veramente non è che sparato neanche tanto alto, perché c'è neanche chi ne ha di più, comunque, vabbè. Assolutamente sì, consiglio a Fabio di Roma, 8 per il tatuaggio non è un buon numero, in quanto numero pari, quindi devi arrivare al 9 che è dispari. È vero, quindi, e poi lì ne subentra sempre un in più. Poi arriverai al 10, quindi dovrei arrivare successivamente al 11. È vero. Scrivetelo a 366 70 52 110 i consigli su come fare per pareggiarli, oppure per iniziare a, in caso di lavori in posti un po' con la puzza sotto il naso, in posti un po' blasonati, come possiamo fare per mascherarli? Un consiglio al volo, Leonardo? Assolutamente sì, ci siamo subito argomentati, e il consiglio più classico, come la scoperta dell'acqua calda, è quello appunto di, magari molti non lo sanno, di applicare fondotinta e cipria, perché magari allora il fondotinta dà più lucidità alla pelle, parla qui l'esteta, insomma. Ok, il fondotinta dà più lucidità alla pelle, ma per raggiungere la vostra omogeneità del vostro colore della vostra pelle, insomma, dovete applicarci successivamente sopra anche la cipria chiaramente di una tonalità che vi consenta di raggiungere lo stesso colore della vostra pelle, e così nasconderete tutto e sarete subito assunti. Bene, ci interessa. Dobbiamo prenderci qualche minuto di pausa di nuovo per il notiziario, restate sempre assolutamente con noi. Facce da radio è sempre on air. Don't you worry. Era l'ombelico del mondo, Giovanotti, in questa prima mezz'ora di Facce da Radio, insieme al mio Leonardo e al mio Lorenzo. Ciao a tutti. Eccoci qui sempre, e vediamo che già ci hanno scritto, ci scrive Giorgio da Pedaso addirittura. A quanto pare Giorgio ci ha scritto: già ne ho 3 di ombelichi,
mi manca soltanto il tatuaggio. Altri cioè, piercing forse. Tre piercing sull'ombelico e mi manca soltanto il tatuaggio. Perché gli alieni a Cupra non ce li sapevo ancora. Quindi chissà. Tre ombelichi. Poi vieni da Cupra, Lorenzo, vero? Sì. No, non ho visto persone contro ombelichi. Contro, vabbè, a parte che magari potrebbe averli, tu ma non stai a guardare sotto la maglietta, a meno che non è una ragazza di Nonella Rai che va in giro con un ombelico di fuori. Però vabbè, no. Non è questo il caso. Tutti quanti al 40022 per regalare una petizione, quindi un non lo so, un corso di lessico per Leonardo di Radio R9. Ah, ecco. Ah, te lo dici da solo. Sì, soprattutto sì, da solo. Per ricordare bene i numeri, che è 366 70 52 110. No, oh, voglio vedere se poi più tardi te lo ricorderai. Comunque torniamo a vedere i consigli su come coprire i tatuaggi in caso di lavori un po' blasonati, diciamo così. Eh certo, assolutamente sì. Secondo c'è qualcosa, consiglio c'è qualcosa fondamentale. Dai. Prima di leggere i vostri, leggo i miei, scusatemi. Okay. Vai, vai. Assolutamente sì, questo qui è un consiglio più verso il maschio, il maschietto che magari si vergogna di entrare nel negozio di make up per appunto acquistare il materiale l'occorrente, a meno che non ci mandi la ragazza, stare, insomma, sì. Però ecco. E per il maschietto vergognoso di entrare nel negozio di make up, potrebbe benissimo entrare senza girovagare per i vari reparti facendo fine di essere donna in cerca del proprio trucco, può direttamente dire alla commessa che trova: guardi, ho bisogno di un trucco teatrale. Ah, quindi magari un trucco teatrale. Che va a teatro, sì. Ah, e sì, non sì. Ha bisogno né di indossare né fondotinta e neanche ciglia, perché è un impacco soltanto, insomma, con il trucco teatrale, chiaramente omogeneo con il proprio colore della pelle, riesce direttamente a coprire tutto. Però che brutto, ragazzi, doversi coprire il tatuaggio, una cosa che magari uno ha sentito talmente tanto. Sì. Il problema, Lorenzo, forse è che dobbiamo un po' scegliere a monte dove farlo, dove non dove si farlo, vede. Come farlo e cosa farsi. Esatto, esatto. Beh, come cosa farsi? Così è detta un po' brutta, dai, sì. Ma cosa farsi? Però diciamo il dove, forse è meglio la classica leggenda che dice meglio dove tu non lo vedi, quindi meglio forse sulla schiena, che sicuramente non porterai scoperta al lavoro, perché finché un braccio voglia che copri, ragazzi. Che sì, beh, sicuramente. Sicuramente. Te che ti occuperai di turismo, sicuramente. Sì. Ci sono negli ambienti turistici questo tipo di pregiudizi? No. No, no, dai. Nelle agenzie turistiche c'è chi si fa tatuaggi, ma non è un problema. Non è un problema. Soprattutto magari se parliamo di viaggi, di cucine, sì. Di cose, assolutamente no. No. E invece nei ristoranti, nella ristorazione, Leo? Ristorazione fast food, sì. In questo caso sì. Non solo nella mia nell'ambito dove lavoro io, ma anche in diversi fast food da alcuni miei amici mi è stato riferito. Sia per questioni di igiene, perché portano un piercing magari con palline e quant'altro, potrebbe cadere... Per la chi perla. Sta in cucina potrebbe cadere la perla di saggezza. No, o lo zircone. Okay, a me cadono molto spesso queste perle di saggezza, insomma. Lo zircone, in questo caso potrebbe cadere, insomma, la pallina, qualsiasi cosa del piercing che uno porta addosso, no? E appunto sbadatamente, senza che uno se ne accorga, insomma, nell'alimento stesso. Quindi il povero cliente malcapitato si mangia il panino e il piercing. Oh mio Dio, che schifezza potrebbe essere. No, 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 per carità. Comunque torniamo a parlare tra pochissimo, dobbiamo lasciarvi ancora per qualche minuto. A tra poco, Facce da Radio è sempre con voi. State in linea. 366 70 52 110, referendum, tatuaggio sì o no? Ed eccoci qui, R9 On Air, sempre On Air, con il vostro Leonardo e Lorenzo e il sottoscritto Giacinto Stracci. Sempre noi, sempre noi. Che mi facciamo due maroni così, no, dai, non è vero. Ne avrete ancora per un po'. Sì. Restiamo in tema, referendum sì o no, e vediamo che ci scrive anche Fabio direttamente da Grottamare, ci dà un consiglio per i più ricchi, grazie Fabio. Siamo okay. Tutti e tre molto inclusi, sicuramente, molto inclusi, perché, assolutamente, il mio Maserati sta fuori insieme al Jaguar del nostro Lorenzo. E il mio Porsche, chiaramente, esatto. Ok. Per i più ricchi vi consiglio acquistare un kit per l'occultamento del tatuaggio. Ci lascia anche il nome del suo tatuatore. Un kit per la? L'occultamento del tatuaggio. L'occultamento, ok. Ci lascia anche il suo numero nel caso abbiamo bisogno di un aiuto. Però non ci dice di che si tratta. Ecco, infatti, Fabio, il tuo numero ai nostri radioascoltatori non lo possiamo lasciare, perché abbiamo paura che poi ti contatteranno in molti. Chiaramente non per toglierti il tatuaggio, per togliersi il proprio tatuaggio, ma forse per togliere qualcos'altro. Oh, mamma mia, che latin lover abbiamo, non so, chi, un super, vabbè, non, siamo in fascia protetta, non diciamo altro. Questo, insomma, un altro consiglio. Consiglio, e invece adesso ci sarà il mio consiglio,
che è un altro tipo di consiglio molto più, che agevola molto di più la persona, ossia una abbronzatura spray. Applicare una abbronzatura spray sul tatuaggio e subito dopo sopra il trucco con il fondotinta. Questo qui renderà molto più facile l'applicazione, insomma, è un trucco un po' più sbrigativo per il tempo. Ma chissà, a me iniziano un po' a sorgere dei dubbi, Leo, su questi consigli. Attenzione, non so. Abbronzatura spray, no, per fare in modo che comunque sia il trucco resti, insomma, resti attaccato più possibile per escorazione di sudore, insomma, e quant'altro. E poi andate a dire fare baciare su Real Time. no. O altrimenti, non dice solo abbronzatura spray, ma anche lacca per capelli. Che ne pensi, Lorenzo, di questi rimedi? Penso che al voler usare tutti questi rimedi magari poi ti passa pure la voglia di farti il tatuaggio. Penso di sì. Te lo faresti? Non vi ho fatto questa domanda perché siete tutti e due puliti, intonsi come dei fazzoletti. Siamo lavati con perlana. Esatto. Sì, aspetto l'idea giusta per il tatuaggio, perché ancora l'idea giusta. Magari non voglio farmi un tatuaggio a casa e poi dopo un anno me ne pento. Beh, è vero. Un posto lo hai pensato? Quando ti hanno chiesto altre volte, allora un tatuaggio te lo faresti? Hai mai pensato un posto, magari anche così, per discorrere? Sì, anche perché ho amici tatuati, magari o sul collo oppure sulla caviglia, però è un'idea così. Invece te, Leo? Ma guarda, sono del parere che le cose belle si devono far vedere, quindi si devono mettere in mostra. In questo caso io, per paura, insomma, un domani di restare senza lavoro oppure di trovare magari un lavoro affine a quello, a ciò che voglio fare, no? Preferisco non avere di questi problemi, insomma. Quindi ma è una cosa significativa, un po' nascosta, che vedi solo tu allo specchio, dai, insomma. Sì, però la vorrei più mettere in mostra che guardarla soltanto io. Quindi andrei a toccare narcisismo, sì, giusto. Alla fine cadrò anch'io nel pozzo, insomma. Va bene, continuate a scrivere a 366 70 52 110. Offendete Leo il suo narcisismo? Assolutamente sì, restate in linea a canale 105.8, 106.1, le altre frequenze ancora non le ho imparate. Ve le trovate, vuol dire. Quindi lasciamo. Mi raccomando, scrivete tutti quanti trovando le altre frequenze. Magari su Facebook. Un contratto Radio R9 con Giacinto Stracci. Vai. Noi ci ascoltiamo un brano di un'altra bellissima della musica. È Call Me Not. Restate in linea. Con In My Arms. E portaci a ballare Alex Britti, che ci traghetta verso la fine di e questa allora puntata. Baciami e portami a ballare. Questa la impari. Il numero e ancora Giacinto, no. Non ci non vi bacia, ma vi porterà a cena. E soprattutto pagherà lui questa sera. Sì, di pesce, sicuramente. sei tu il primo invitato, poi Lorenzo e poi va a finire che te paghi da solo, la romana. Comunque, il referendum per il tatuaggio, come sta andando, Lorenzo? Come sta andando? Va per la maggiore, la donna tatuata? Che ne so, sta secondo te? Sì, e ci sono anche dei motivi, perché secondo un sondaggio, sì? Le donne tatuate sono considerate amanti più sexy. Non me lo sarei spiegato, non me lo sarei mai detto. Addirittura! Più sexy. Ma soprattutto ci scrive anche Giorgia, direttamente da San Metto del Tronto, e ci dice: ragazzi, ho talmente tanti piercing che tornando all'aeroporto da Londra è squillato il metal detector. Beh, succede a tanti. Però è vero comunque un po' che queste ragazze piercing, tatuaggi, sono un po' più sexy, sono un po' più cariche, sì. Sono un po' più aggressive, quindi ci fanno un po' la corte, hanno più autostima. È vero. E cosa abbiamo scoperto, Lorenzo? Che ci sono 5 ragioni per cui una donna può essere un amante migliore di una che non è tatuata. 5 ragioni, mamma mia quante, le prime due. Le prime due è che una amante fortemente determinata e convinta porta il tatuaggio, il quale è qualcosa di definitivo. Infatti un vero tatuaggio è qualcosa che hai deciso di portare con te per sempre, fino alla fine. E quindi sei molto convinta di questo. Sì. Un altro un po' più piccante, per esempio? Le donne che hanno tatuaggi, sì, lo mostrano solo al loro partner sessuale. Ecco. Quindi è come una cosa, nel senso, se viene a letto con me ti faccio vedere, altrimenti no. Ti attacchi al Kaiser, nemmeno al mare, perché magari lo porta talmente nascosto. No, magari qualcosa di nascosto, come la farfallina di Belen. Che poi in realtà nascosto non l'hanno vista in Mondovisione. Comunque, comunque torniamo tra pochissimo. Come sempre Facce da Radio, sempre tra pochissimo. Ed eccoci qui, sono 19 e un minuto e sta per concludersi, purtroppo, con il momento dei saluti, questa puntata di Facce da Radio.
È un vero peccato. È un vero peccato, anche perché, insomma, ragazzi, si stringe il tempo per voi, perché il 2 c'è la finale dalla gara. Assolutamente sì, cioè, quindi puntate tutti quei nostri ascoltatori a far uscire gli altri concorrenti e fate restare in gioco me. Se la batte lui, capito? Beh, ci sta, ci sta. Beh, purtroppo, comunque... Purtroppo sì, qualcuno uscirà e verranno selezionati 3 di voi, però l'avventura continua, qualcuno ci saranno ospitate, potrete sempre coltivare questa passione, io ve lo dico e ve lo ridico e ve lo ridico all'infinito proprio, perché è la verità. Assolutamente sì, qualcuno uscirà, ma noi continueremo assolutamente a divertirci con voi. Oh, assolutamente sì. E vogliamo che tutti quanti i radioascoltatori continueranno a divertirci con noi, comunque sia referendum sì o no. Abbiamo iniziato questa puntata, Giacinto, con un referendum, e allora lasciamo i nostri radioascoltatori, secondo me con un altro referendum. Continuerete ad ascoltare le cazz beat che diciamo, oppure ci abbandonerete qui, sì o no? Sì o no? Scrivetelo a 366 70 52 110 e seguite tutte le nostre attività, tutti i nostri video, tutte le nostre puntate divertentissime alla pagina Facebook R9 The New Radio. E cliccate like. Bravo. Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti. Lorenzo, io hai qualche saluto particolare da fare? Sì, saluto il mio amico Ziar che mi sta seguendo. Ciao Ziar. Sì, dico bene il nome perché è strano, quindi giusto. E il nome è così, Ziar. Lo salutiamo Ziar, anche noi. Y-A-R. Ah, ecco, ci piace. I radioascoltatori con i nomi atipici, esattamente, ci piacciono. Leo, tu hai qualche saluto particolare saluto da fare? Saluto appunto Michele, che è stato in compagnia con me in tutta questa diretta radio. Mi raccomando, continua a seguirci domani, perché ricordiamo l'appuntamento alla palestra Eagle Fitness. Esatto. E mi raccomando, importantissimo, soprattutto continua pure ad ascoltarmi, Miki, venerdì ore 5.30 in diretta direttamente da Le Gar. Oddio, ragazzi, cioè... Vabbè, mi raccomando, comunque, se continuate a fare la petizione al 40022, comprate, acquistate, fate qualche lezione per Leonardo di lessico. E per la sua dislessia, numeri e nomi, devo lezioni dire. Lezioni di dizione, insomma. No, vabbè, perché è nomi e numeri che ti fregano. Vabbè, ci sta. Ragazzi, quindi a voi do l'appuntamento a venerdì per la gara. Esatto, per le fasi eliminatorie del 2 dicembre. Invece a voi, radioascoltatori, come diceva Leonardo, vi do appuntamento domani con un'altra puntata di Facce da Radio direttamente dalla palestra Eagle. E poi avremo ancora puntate. Vi saluto e vi do appuntamento adesso con tutte le nostre attività, con tutta la nostra musica del The Club di Facce da Radio. Anzi, no, dopo Facce da Radio, di Radio R9. Ciao a tutti, un bel ciao.